Approvate oggi in Consiglio Comunale l'ordine del giorno della maggioranza per quanto riguarda la cittadinanza onoraria alla senatrice a vita Liliana Segre. È stato presentato, a dire il vero, anche un ordine del giorno della minoranza, Sindaco. Sì, abbiamo messo fine a queste polemiche strumentali a cui abbiamo assistito in questi giorni passati, perché noi già dal 15 dicembre avevamo avviato un percorso con l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane proprio per dare rilevanza alla vicenda degli ebrei in Italia, alla Shoah e per creare un legame forte tra Pescara e l'Unione delle Comunità Ebraiche. Io ho ricevuto nei giorni scorsi la lettera della presidentessa dell'Unione delle Comunità Ebraiche, Noemi Di Segni, la quale ha fatto un plauso della nostra iniziativa, sottolineando che la cittadinanza onoraria veniva data non soltanto alla Segre, ma a tutti i sopravvissuti alla Shoah ancora in vita, all'Unione delle Comunità Ebraiche e alla Brigata Ebraica che aveva combattuto in Italia. Avete già contattato la senatrice Segre? Io ho il numero di telefono della sua segretaria, la chiamerò nei prossimi giorni, ma il contatto è quello che abbiamo stabilito con la dottoressa Lisa Billig, che è la rappresentante in Italia dell'American Jewish Committee, accreditata alla Santa Sede, e con Noemi Di Segni, che mi ha scritto, tutte e due mi hanno scritto veramente su questa vicenda, ringraziandomi e plaudendo alla mia iniziativa. Quindi mi sono visto attaccare dalla mia opposizione e sostenere dalle comunità ebraiche italiane su questa vicenda della Segre. Quindi pensate un po' quanto sia stata strumentalizzata la vicenda.